Omar è un ragazzo di 10 anni. Vive con i genitori e i fratelli ad Istanbul, in Turchia. Omar e la sua famiglia sono musulmani. La loro religione è l'islamismo. Ebraismo, cristianesimo, islamismo sono le tre grandi religioni monoteiste. Sono chiamate così perché riconoscono l'esistenza di un unico Dio. Le religioni politeiste, invece, ammettono l'esistenza di tanti dei. Un esempio di religione politeista è quella degli antichi greci e degli antichi romani, che adoravano Giove, Giunone, Marte, eccetera. La religione islamica ha avuto origine nella penisola arabica, nel VI secolo dopo la nascita di Cristo. Da allora, i fedeli dell'islamismo sono aumentati sempre più e oggi sono circa 700 milioni, presenti in tutto il mondo, ma soprattutto in Africa, Asia e parte dell'Europa. Il profeta fondatore della religione islamica è Maometto. Nacque alla Mecca, in Arabia, nel 570 d.C. All'età di circa 40 anni, si ritirò a pregare in una caverna del monte Hira. Qui ebbe l'apparizione dell'arcangelo Gabriele, che gli rivelò le parole di Allah, l'unico Dio. Allah affidò a Maometto la missione di predicare l'esistenza di un unico Dio, creatore del mondo, giudice onnipotente e misericordioso. I primi ad accogliere la nuova religione predicata da Maometto furono sua moglie Khadija, suo cugino Ali e un suo amico di nome Abu Bakr. Il suo popolo, invece, specialmente gli abitanti di La Mecca, gli furono ostili, tanto che Maometto decise di lasciare quella città e trasferirsi a Medina. Questa emigrazione di Maometto, chiamata Egira, fu considerata ufficialmente come l'inizio dell'era musulmana. Come i cristiani contano gli anni a partire dalla nascita di Gesù Cristo, i musulmani cominciano a calcolare il tempo dal 16 luglio 622, giorno della migrazione di Maometto dalla Mecca a Medina. Dopo la morte di Maometto, avvenuta nel 632, i suoi discepoli cominciarono a riordinare i suoi scritti e i suoi insegnamenti, che furono raccolti nel Corano, il libro sacro dei musulmani. Omar e gli altri ragazzi musulmani lo studiano a memoria quasi per intero. Il Corano è composto da 114 capitoli chiamati sure. I capitoli sono divisi in 6200 versetti. La religione islamica si fonda su cinque pilastri fondamentali. Il primo è la professione di fede, con cui tutti i musulmani sono entrati a far parte di questa stessa religione. La professione di fede musulmana è la seguente: io dichiaro che non vi è altra divinità che Allah. Io dichiaro che Maometto è l'inviato di Allah. Il secondo pilastro è la preghiera quotidiana. Tutti i fedeli dell'Islam pregano 5 volte al giorno: al mattino, a mezzogiorno, a metà pomeriggio, al tramonto, all'inizio della notte. L'elemosina è il terzo importante dovere del musulmano. Viene fatta in forma individuale e in forma organizzata dalla legge. È destinata al soccorso dei poveri e alle spese comunitarie. Il digiuno. Durante il mese di Ramadan, osservano il digiuno astenendosi dal cibo, dalle bevande, dal fumo e dai rapporti sessuali, a cominciare dal sorgere del sole fino al tramonto. Al termine del Ramadan, in ogni famiglia si fa un banchetto. Si chiama Eid el-Seghir. È il momento in cui si perdonano le offese e tutti si riconciliano. Alcuni cibi, come la carne di maiale e l'alcol, sono sempre vietati,
anche al di fuori del mese di Ramadan. Il pellegrinaggio. Ogni musulmano che ne ha i mezzi ha l'obbligo di andare, almeno una volta, in pellegrinaggio alla casa sacra di Dio, cioè alla Mecca. In questa città vi è la Kaaba, il cubo, un santuario alto 15 metri, sempre coperto da un drappo nero, in cui vi è conservata e venerata la pietra nera, un pezzo di meteorite lungo circa 26 centimetri. Ai non credenti è vietato entrare in questo luogo sacro. Il pellegrino musulmano, invece, vestito di un semplice abito di stoffa bianca, quando giunge nel luogo sacro ripete una sola parola: Labbaika, eccomi a te. Gira 7 volte attorno al cubo sacro e bacia la pietra nera. Dopo la preghiera nella Kaaba, si reca sul monte Arafat, dove da mezzogiorno al crepuscolo recita i versetti del Corano che celebrano la gloria del Signore. Anche in famiglia alcune ricorrenze sono festeggiate in maniera solenne. Ad esempio, quando Omar è nato e quando sono nati i suoi fratelli, il papà ha offerto degli animali in sacrificio come segno di ringraziamento. E poi hanno fatto festa con parenti e amici. I ragazzi musulmani vengono circoncisi entro il 15° anno di età. Questo avvenimento è molto sentito perché segna l'ingresso del giovane nella comunità dei credenti. Il matrimonio è celebrato con solennità. I genitori degli sposi, in quella occasione, organizzano un fastoso banchetto con la partecipazione di molte persone. Ma la più grande festa dell'islamismo è la festa dei sacrifici, o festa del montone. In ogni famiglia si sacrifica un montone o un agnello, che poi si mangia insieme con i familiari. Il sacrificio dell'agnello è il ricordo del sacrificio di Abramo. L'edificio per la preghiera collettiva è la moschea. Il loro giorno sacro è il venerdì. Dal minareto, così si chiama la torre che sorge al canto alla moschea, il muezzin chiama i fedeli per la preghiera comunitaria gridando le parole: Dio è l'Altissimo! Dio è l'Altissimo! Nella moschea si entra dopo essersi lavati i polsi, le mani, il viso e dopo essersi tolte le scarpe, in segno di rispetto a Dio. Il simbolo che unifica tutti i musulmani è la mezzaluna, con o senza stella. Essa compare sulle bandiere, sulle cupole delle moschee, sui minareti, sulle bandiere di alcuni stati. Il cristianesimo, l'ebraismo, l'islamismo sono tre grandi religioni che, pur in modi diversi, riconoscono l'esistenza di un solo Dio e invitano gli uomini alla pace, a rispettarsi e ad amarsi.